Eccoci qui, ragazze e ragazzi, su Horizon Zero Dawn. Mi sono spostato un po' a est. Iniziamo a fare, ma magari la concludiamo, vediamo un po' dove ci porta questa missione qua che avevo iniziato molti episodi fa. Parlare con Solaire. Adesso rileggo un attimo il riepilogo perché non me la ricordo più. L'episodio scorso abbiamo prevalentemente esplorato e completato il calderone 11, dove praticamente abbiamo sbloccato l'override sulla maggior parte delle macchine, e ora ci manca solo questo, che è l'ultimo, sì, se non sbaglio è proprio l'ultimo calderone del gioco base, perché poi anche il DLC mi sembra ne abbia un altro. Comunque vabbè, vedremo a tempo debito. Adesso, ah sì, il ricapitolo. Ecco, Yan, un giovane Nora, è preoccupato per sua sorella Nakoa, che ha lasciato le terre sacre per trovare l'assassino di suo padre. Quindi siamo sulle tracce di Nakoa. Va bene, allora parliamo con lei. Sei tu, Solai? Yan dice che forse tua nipote è stata qui, Nakoa. Io non ho nulla da dirti. Ti prego, voglio solo aiutare. Sono una cercatrice diretta a nord. Yan voleva che l'aiutassi. Qualsiasi cosa mi dirai resterà tra di noi. Io le ho dato provviste per il viaggio. È andata a Torre Giorno a cercare Zaid. Non sono riuscita a fermarla. C'è qualcosa che puoi dirmi su Torre Giorno? È un forte Karja, proprio al confine. Quei bastardi lo usavano per i prigionieri Nora, per spedirli a Meridiana e massacrarli. Le ho detto di non andare. Nakoa da sola non può fare nulla. Non mi ha ascoltato. Riusciva a pensare soltanto a Zaid. Che cosa sai su Zaid? È un animale feroce, un mostro. Il boia dei giorni rossi. Ha ucciso mio fratello e Nakoa osservava nascosta. Anche se l'ho pregata di non andare, in parte ero d'accordo. Lo voglio morto quanto lei. Non puoi capire cosa si prova. Ha mutilato mio fratello. E ora è libero di stare con i Karja? Lo capisco. E anche meglio di te. Cercherò Nakoa quando arriverò a Torre Giorno. Non può più tornare. Le matriarche non vorranno. Ma sarei felice se tu la trovassi e le dessi una mano. E ti prego, non parlarne con nessuno. Va bene, te lo prometto. Noi possiamo andare dove vogliamo. Infatti 1200 è qui. Ok, andiamo veloci. Infatti sì, poi andremo anche da un'altra parte, ad altre parti se non sbaglio. Per questo aspettavo a farla come missione, che richiedeva molti viaggi, e quindi almeno dovevo avere il... Anzi no, dovevo avere il kit di viaggio rapido dorato, d'oro. Se no, era davvero lunga andare da una parte all'altra della mappa. Chiunque sia al comando potrebbe sapere se Nakoa è passata di qui. Adesso ci informiamo. Un attimo, c'è un cinghiale. Allora, però l'indicatore è sparito. Cioè, perché è ad area. Magari lui sa qualcosa. Ti va di acquistare qualcosa oggi? L'Akir è tornato da solo, piuttosto malconcio. Era imbarazzato quando ho fatto il tuo nome. Perché? Ha una voce incantevole. Ah, quello che canta. È la più grande bugia che abbia mai sentito. Parlerò con lui. Nakoa. Hai detto che è successo qualcosa a Nakoa? La Nora? Sì, in effetti è così. Tentato omicidio. Il prefetto Zaid ti dirà di più. Lo troverai alla torre principale, sui gradini. Come? Zaid è qui? Sì. Senti, so cosa pensa la tua gente, ma lui giura che è uno scambio di identità. Se ha un lato oscuro non sono mai riuscito a dimostrarlo. E la pazienza che ha avuto con questa Nakoa è stata impressionante. Va a parlargli. Forse sa dove è andata. E cerca di non aggredirlo.
Ma io lo farei. Ora vado. Fammi sapere se hai notizie dei miei uomini. Ma l'avevo già fatta la missione sua, o sbaglio? Non ricordo più. Pare di sì. Vabbè, comunque. Adesso facciamo questa. Tu sei Zaid. E tu sei una Nora. Dal tono della tua voce deduco che mi conosci. Devo rassicurarti. Sembra che nella tua tribù girino brutte storie su di me. Ma i Nora mi hanno preso per qualcun altro. Non so di chi sia la colpa, ma spesso il caos della guerra genera confusione. Alcuni rifiutano di riconoscere l'errore, come l'ultima Nora che è passata di qui. L'ultima Nora che è passata di qui? Intendi Nakoa? Si chiama così? Bene. È stata una situazione spiacevole. Mi ha attaccato davanti a tutti. Se i miei uomini non l'avessero vista, avrebbe potuto ferirmi. Ma siamo riusciti a fermarla senza vittime. Che cosa le avete fatto? L'ho liberata, ovvio. Era chiaro che mi ritenesse responsabile di fatti indicibili. Da un lato le sue azioni erano giustificabili. Le ho spiegato che si sbagliava e l'ho lasciata andare. Ma dubito che mi abbia creduto. Quindi neghi di essere coinvolto nei giorni rossi? No, non ho detto questo. Ho avuto un ruolo in quelle operazioni, ma molto limitato. Ma con tutte queste voci su torture e omicidi io non c'entro. Mi hanno confuso con un altro comandante. So che i miei compagni hanno fatto cose orrende, ma il re Sole Avad ha lavorato sodo per eliminare certe brutalità. Dov'è Nakoa adesso? Non saprei dirlo. Se n'è andata giurando che avrebbe trovato un modo per eliminarmi. Ma dalla guarnigione di Rupe Solitaria è giunta voce che una giovane donna sia stata rapita dai banditi. Forse è lei. Sei stato davvero prodigo di spiegazioni, prefetto Zaid. Mio dovere. Il Re Sole vuole fare ammenda con il tuo popolo. E io sono solo il suo servitore. Raggiungerò Rupe Solitaria e indagherò a fondo. Te lo prometto. Accomodati. Se i miei uomini non ti saranno d'aiuto, ti prego, fammelo sapere. Ma... e chi lo sa, sarà lui o no? Comunque, 1425 metri, ecco qua. Ah, direi che il falò più vicino è questo. Ok. Adesso dobbiamo indagare anche qua. Mi pare seguire le tracce, le solite tracce, insomma. Eh sì, perché anche una missione sì che avevamo sbloccato praticamente quasi subito. Non dico inizio gioco, però i primi episodi. Però se la seguivamo finivamo molto molto male, visto che parte il viaggio, che vabbè, uno può anche fare, ma i nemici erano, insomma, andavamo in zone pericolose, ecco. Adesso che siamo già più attrezzati possiamo benissimo farla. Che c'è? Mi presento, una vedetta. Questa, vabbè, facciamo così, va? Ok. Per caso due punti abilità? Sì, ma avevo detto che ne aspettavo il terzo, sì. Qua ci sono, vabbè, forse mi conviene fare così. E almeno passiamo in mezzo qui correndo. Fate che... questa deve essere Rupe Solitaria. Se è una trappola devo fare attenzione. No, ok, no, non ci hanno neanche visto, a dire la verità. Sembra un normale avamposto. Meglio guardarsi attorno. Ferma, straniera! Che cosa ci fai qui?
Sono di passaggio. Cazzo! Ho inseguito un secodonte per buona parte della giornata. Beh, devi averne perso le tracce, perché non ne abbiamo visti qui. Ora va via. E alla svelta. Beh, non vogliono parlare. Quindi vediamo se nascondono qualcosa. Abbiamo parlato d'altro, veramente. È una ficcana. Prendetela e incatenatela, ragazzi. Ah. Vediamo. Potrebbe essere la fine. Solo una carezza. Oddio, ha preso la mia cavalcatura. Ecco. Ben ti sta. Ah, sono pieno di pozioni, ma dai. No. Sangue davanti al sole. Ah, non ho. Ho pozioni. Allora aspetta, facciamo così. Ok. Beh, ah, posso. Che cosa nasconde Zaid qua fuori. Ci ha pensato. Ok. Ci ha pensato la mia cavalcatura. Eliminarle. Ok. C'è qualcosa. Lo venderemo. Ci sono delle catene nel carro. Non semplici catene. Manette. Spostavano i prigionieri da qualche parte. Seguiamo le tracce. Direi che si vedono anche bene a sto giro. Normalmente non si vedono molto. Forse non so se mi conviene chiamare. Uè, eccolo. Ah, è proprio. Ok. Fa un po' di scintille, ma. Aspetta che salvo. Oppa. No. Ok. Andiamo a seguire le tracce. Oh, ci curiamo così. Ah, lì dentro. Le tracce portano a quel complesso. Forse la cova è lì dentro. Non mi ricordo, però. Mi conviene entrare da qua. Infatti ero entrato da qua anche la prima volta. Me lo tengo per dopo. Un pochino di. Invece l'abbiamo usato subito. Ok. Quella nora nel buco è ancora bella in forma. Lasciala stare. Zaid ha detto di non toccarla o il prezzo d'asta calerà. Il capo ha detto di nasconderla. Sembra che Nakoa sia qui. Arrivano i clienti. E dovrò perché superare le guardie. Gli per provoca imbarazzo. Vai a farti una nuotata ogni tanto. Vedi, vedi. Aha, qui ce n'è uno, aspetta. Non sono molti. Ecco lì, un prigioniero. Nakoa, ecco, l'abbiamo trovata. Ok. Allora. Ok, una freccia in testa devastante è sufficiente. Questi però sono in due. Allora, quelli in due li teniamo per ultimi. Vediamo. Aspetta, là ce n'era uno. Quando riprenderemo Meridiana, dovremo ripulirne le pietre col fuoco. Questi sono, sì, Cargia delle Ombre, o comunque nemici. Questo viene a vedere. Ok. Quando passa, perfetto. E quei due. Ah, è rimasto quello là. Cosa stanno lanciando? Non lo so, non lo so.
Aspetta. Cavolo, l'ho sfiorato. Merdaccio. Ce n'era uno qua in alto. No, eravamo quasi spariti. Non avevo mica notato. Non lasciare che finisca così. Combatti. Via. Pozione. Ok, sono sparito in teoria. È scomparsa. Ecco. Dove sarà? Dove saremo? Guardate cosa ho trovato. Un corpo. No. Aspetta, dov'è lui? Sono rimasti in tre. Ma no, un pochettino. Ok. Aspetta. Ok. Occhi bene aperti. Preso. Posso respirare di nuovo. Manca l'ultimo. Non vedo nessuno. Vediamo se riesco ad avvicinarmi abbastanza. È un gioco allora? Cerca e distruggi? Cerca e distruggi. Sì, siamo su Call of Duty. Ok. Ok, fammi vedere se hanno delle pozioni, va. No, frammenti. Cassa. Oh, bene. Una pozione. Un'altra, ottimo. Beh. Inizia traccia. Ok, guardiamo bene. Era qui, ma aspetta, c'era qualcosa qua, se non ricordo, forse no, era un altro. Prigionieri incatenati per essere venduti come schiavi. Parla. Aiuto, fateci uscire da qui. Nakoa, mi manda Yan. Ne riparleremo con calma quando avremo tirato fuori gli altri. Yan, hai detto? Non posso crederci. Allora una delle sue preghiere ha funzionato. Ho preso la chiave. Io penso agli altri. Andiamo. Possiamo liberare. Parla con Nakoa. Lei saprà cosa fare. Deve pensarci lei a liberare gli altri. Vabbè. Ma adesso non era finita. Una tempesta di sabbia. Che spettacolo. Sapevo che saresti stata un problema, ma alla fine credo che mi tornerai utile. La fine è adesso, Zaid. Per te e i tuoi uomini. Ok. Allora, aspetta. Vediamo di fargli male. Affronta il giudizio del sole. Ma non sanno dove sono. Eccolo lì, Zaid. L'arma pesante. Ho preso il legno, dai. Aspetta, va. Passiamo a questo. Aspetta, fermo. Ok, è morto. Aspetta. Tocca a te.
Vai. A lui è... C'è lui. E si è rimasto da solo. Adesso sì. Morto. Ok. Beh, direi che ha avuto la sua vendetta. Sei stata più rapida di quel che meritava. Mio padre era un cacciatore. Diceva che le bestie meritano una morte pulita. Come ha fatto Zaid a diventare uno schiavista? La feccia che hai appena ucciso massacrava per Zaid durante i giorni rossi. Il nuovo Re Sole li ha banditi dall'esercito. Ma Zaid è riuscito a tirarsi fuori dai guai. Poi ha visto un'opportunità di guadagno coinvolgendo i suoi scagnozzi. Come ti ha catturato, Zaid? Volevo fermarlo a Torregiorno, ma mi ha presa lui. Poi mi ha lasciato andare per farmi catturare dai suoi. E poi? Mi avrebbe venduto come schiava al pari degli altri poveracci che sono passati di qui ogni settimana. Ma si è preso del tempo per torturarmi ogni volta che veniva qui. Non accettava che avessi provato a ucciderlo. Ne hai passate molte. Sto bene. Sei sicura? Zaid è morto. Ero disposta a tutto pur di avere la mia vendetta. E l'ho avuta. Che farai ora? Gli altri sono stati rinchiusi per mesi. Più diventavano deboli, più dura era per Zaid riuscire a venderli. Gli serve cibo, riposo e speranza. Li porterò a Meridiana e me ne occuperò. Anche perché ormai... Allora non torni nella Terra Sacra. Che ne sarà di Yan? Le matriarche mi ripudierebbero. E comunque non tornerei. Per me possono anche bruciare. Quanto a Yan, so come contattarlo. Mi mancherà molto. Ma almeno saprà che sto bene. Vabbè. Ora devo andare. Ehi, non conosco la tua storia. Ma deve essere bella se hai il marchio della cercatrice. Se avrai voglia di raccontarmela, cercami a Meridiana. Starò lì finché gli altri non si rimetteranno in sesto. A presto. Grazie per avermi aiutato a estirpare questa erbaccia. Non so, forse ora posso lasciarmi Zaid alle spalle e ricordare mio padre come dovrei. Va bene, sì. No, pensavo che era... Quando gli altri saranno pronti, aspetta. Ci recheremo a Meridiana. Va bene, io volevo... Grazie ancora per il tuo aiuto. Volevo guardare lui. Aspetta. Scaglia... È pesante e colpisce forte. Sì, lasciala giù, ok. Ok, ispezionare Zaid, ecco. Va bene. No, mi ricordavo che erano... Cioè, si andava ancora più lontano, invece poi alla fine... Beh, sì... Aspetto la Terra Sacra, decisamente siamo fuori mano. Non ho spazio. Ok, aspetta, pozione. Facciamo così. Ok. Ok, questa l'abbiamo completata. Ci troviamo qua vicino, neanche a farlo apposta, da Olin. Che missioni abbiamo? Vabbè, quasi quasi, cioè, siamo proprio a due passi dalla missione principale, che è un bel po' che non facciamo, perché questa, caccia per la loggia, ok, io aspetterei ancora un pochettino. Questa si può fare, ma alla fine, cioè va fatta a fine, quasi a fine gioco, antica armeria, quindi sono rimaste solo le missioni principali. Insediamenti che ho scoperto, commissioni non ne vedo, anche se... Comunque qua per esempio non ci sono andato, magari una missione c'è, però vabbè, ci andrò. Un po' la mappa l'avevamo un pochino ripulita, almeno la vecchia zona qua. Perciò sì, dai. Trova Olin allo scacciamo la missione principale. La città del sole, sì. Visto che è qua.
Così andiamo avanti un po' con la trama, che è un po' che non la facciamo. Dovremmo essere anche di livello sopra, molto sopra rispetto alla missione, quindi dovrebbe andare bene, si spera almeno. Ok. E niente, forse mi conviene proprio chiamare la cavalcatura. Ma è sempre lei? Quella un po' danneggiata? Sì, è sempre lei. Ok. E poi se capiterà l'occasione, vedremo. Speravo di non mi vedessero. Cercarla meridiana. Oh, un po' di gente. Non ci interessa. Dovrei andare da Erenda al passo del crinale rosso. Ha detto che mi avrebbe aspettato. Aspetta, prima c'è Olin. Salve. Razziatore. Madonna. Non si fa così, però. Cioè, mi ha distrutta. È devastante. Ecco. Io non volevo risparmiarmi per la missione. Invece. Vabbè. Vabbè, però forse ci fa ricominciare da qua. O comunque dall'accampamento, diciamo. Dove non c'è più nessuno. No. Aspetta, entra nello scavo. Siamo in zona, ok. Perché prendo. Ah, guarda, ma proprio l'entrata. Tutta secondaria. Ok, ci dà le pozioni, ma siamo pieni. Questo che volete fare? Riportare queste antiche cose in vita? Il loro potere ci serve. Macchine demoniache che risiedono sottoterra. Ma è un incubo. Incubo, sì. Gli incubi peggiori dei nostri nemici diventano realtà. Sì, alzati! Volevo prenderlo da solo. Queste cose ci distruggeranno! Distruggeranno solo i nostri nemici e ci riporteranno le terre che abbiamo perso! Il focus non funziona più. Setacciate l'area! Potremmo avere ospiti! Perdona questa intrusione, Aloy. Non mi lasci altra scelta. Chi parla? Una parte in causa. I loro focus sono disattivati, ma non so per quanto. Il resto sta a te. Chi è che parla? Poi lo conosceremo bene. Quello che ci parla nell'orecchio, per ora. Allora. Ci abbiamo anche dei corruttori. Un po' di cultisti. Insomma, c'è gente, io starei qua, però. Anche se da qui posso prendere bene solo i corruttori. Meno che non ho fortuna. Aspetta, tipo lui. Mi ha curvato un. Ok, lui l'ho preso. Ok. Sono vulnerabili al fuoco. Però loro mi pare che. Cioè, oddio, potrei provare a staccargli qualche pezzettino. Non so. Vediamo. Urca, gli ho preso
Sera di fuoco. Piano. Ok. Sera una freccia di fuoco, esplodeva. Caracca, io ci provo, ma... Allora, è viva? Uccidetela! No! Hai avuto la tua occasione! Quello è morto. Spostiamoci un attimo. Chi è quello là? Olin, forse? Beh. Ma non vado là, scusa, ora che vado là. Vediamo, fammi fare una prova. Non mi ricordo se si possono staccare dei pezzi a loro. Non penso. Guarda. Molto vicino. Però posso fargli male. Oppla. Guarda, posso fargli male lì. Ok. No. Se no devo aumentargli la temperatura, ma aspetta. Aia. Se loro ok, però ci metto un bel po', anche con tre frecce. Aspetta, va, proviamo, tre frecce alla volta. No. Ok. Lui si agita, mo. Dov'è il... La temperatura non è ancora abbastanza alta, però. Schivato. Andiamo, sono rimasto con una. Ah, hai visto? Allora, riproviamo. Ho visto che prima bisogna occuparsi per quanto possibile degli umani, prima di tutto. Ok, e uno è andato. Poi ce n'è anche uno là, è un po' lontano, però. Ah, aspetta, perfetto. Ok. Che stanno facendo? Si colpiscono da soli. No, no, è troppo. Aspetta, troppo lontano. Quello è incuriosito. Guarda, facciamo così. Ok. Anche se ci hanno scoperti. Ti ho ucciso prima. Oh. Ma perché non riesco a prenderlo, scusate. Gli sto mirando in testa, eh. Aspetta. Ma adesso devi si è spostato. 8 danni.
Troppo lontano, forse. Forse troppo lontano. Anche là ce n'è un altro. Forse è troppo lontano. Ok, va bene, va bene. Allora. Ecco che arrivano. Aspetta. E se usassi questo? In teoria questo tendo di più. Ma guarda. Dai. Si è spostato proprio al momento giusto di un pedino. Oh, visto. Questo. Quello dietro la roccia adesso. Ok, è morto, sì. Bene, guarda Olin da solo. Ce l'hanno con lui, ma tanto lui è immortale. Aspetta. Sa che è rimasto solo lui, quindi ne approfitterei. Senza umani è meglio che mi disturbano. Qua, dove sei? Eccolo. Toh. Ok. Andiamo, andiamo. C'è qualcosa di blu. Ok. Adesso... Non so se qua è sicuro, francamente. Allora, andiamo di là. Olin ci prova. Ah, ma no, ma ne ha battuto uno, incredibile, Olin. Ha battuto un corruttore da solo. Là. Ok. È rimasto solo... Ok. Solo lui. Aspetta. Voglio provare. È un po' lontano. E si sposta. Sposta al momento giusto. Ma guarda te. E sono troppo lontani. Aspetta. Andiamo qua. Vabbè, no, il danno però arriva. Solo si avvicina a lui. Ecco, bravo. Ok. Urca. L'onda d'urto mi ha preso. Ok, quello è una specie sì, di punto debole, se vogliamo. Bravo, più vicino, più vicino. Più vicino, però. Sì, potrei andare di fuoco, ma secondo me facciamo più danno così. Stai qua, però. Ok. Perché sta già facendo scintille. Ah. Ok. Questo mi sembra un buon punto, va. Non andar via, però. Non andar via. Usiamo questo. No, dove vai? Se no devo scendere, ma... Ok, lasciati cadere, ecco. Magari scendendo si decide ad avvicinarsi un attimo. Ok, adesso è andato lui in alto. Ok. Ok. Perché
sta arrivando. Preso. Fa scintille. Attenzione. Olin, non mi rubare la preda. Che già prima non mi aspettavo che ce la facesse. Ok. Ok. Di metallo. No, prima non me l'aspettavo che da tutto solo. Detriti antichi. Abbiamo un recipiente antico, quindi una tazza. Va, va, da solo l'ha buttato giù. Con la lancia poi, tra l'altro. Vabbè. Altro. Magari no, là in alto ho già fatto il giro, mi sa che non c'è altro. Se è ferito, cioè. Lo giuro, ti dirò tutto quanto. So che lo farai. Gli assassini che mi hanno assalito, chi sono? L'Eclissi, una specie di guerrieri sacri. O un culto dei Cargia delle Ombre. Cargia delle Ombre? Non assomigliano a nessun Cargia che conosca. Non venerano il sole, adorano una sorta di demone. Le loro superstizioni non mi interessano. Oh, non è una superstizione. Il demone è reale. Ha un nome, una voce terribile. E loro eseguono il suo volere. Hai detto che il demone che l'Eclissi venera ha un nome? Ade, lo chiamano così. Ade, e tu l'hai sentito parlare? Lo giuro sulla mia anima, sì. Solo una volta, quando ti ha visto. Quella voce. Uno stridore freddo e terribile, che ti graffia le ossa e scava le budella. Un suono metallico, ma nulla che si possa trovare sottoterra o in una fucina. E cosa ti ha detto? Minaccia di sistema rilevata. Solo quattro parole. Ma con la voce del demonio. Minaccia di sistema rilevata, decisamente una macchina. Che cercano questi cultisti dell'Eclissi oltre a me? Non l'hanno mai detto. Ma data la guerra civile dei Cargia, vorranno rovesciare il Re Sole Avad e riprendersi Meridiana. E io cosa c'entro in questo? Non lo so! Quando hanno attaccato la prova, un uomo mi ha afferrato. Forte, dallo sguardo gelido. Elis. E chi è? Il terrore del sole. Noi Oseram lo chiamavamo collezionista di corpi quando era il campione del Re Sole Folle. Magari fosse morto col suo re. Invece ora guida l'Eclissi. Credimi, è l'uomo più pericoloso che esista. Come ha fatto l'Eclissi a reclutarti? So che hanno preso la tua famiglia. Perché proprio te? Ero un rovistatore. Cercavo imposti dimenticati ed ero bravo. Immagino sapessero che gli sarei stato utile. Stavo scavando vicino a Fine del Creatore. Sono riemerso ed erano lì. Ho riso quando ho visto il sacerdote. Ma poi mi ha mostrato l'incentivo di Elis. Qualcosa è cambiato. Ho smesso di ridere. Mi hanno dato un focus per controllarmi. Ho eseguito gli ordini. Avevi accesso a Meridiana. Perché non usarti per arrivare ad Avad? Ho le mani troppo sporche per un'udienza con l'unico vero Re Sole. Ma qualsiasi cosa Erso e Erend mi dicessero, l'Eclissi ascoltava tramite il mio focus. Ecco perché non ho potuto avvisarti. Se l'avessi fatto, la mia famiglia sarebbe morta. Perché l'Eclissi riesuma macchine antiche? E come le fa funzionare? Credevo che le volessero per le parti, ma le hanno riportate in vita. Hanno inserito una specie di dispositivo nelle carcasse così che Ade potesse sussurrare ed evocarli dalla tomba. Ho già affrontato quel tipo di macchina. Ce ne sono altre? Sì, quelle che hai affrontato oggi si chiamano corruttori, ma ce ne sono altre, più grandi e piene zeppe di armi antiche. Quelle sono gli sterminatori. Le avevo viste soltanto sepolte nel terreno, ma dopo oggi tutto è possibile. A me sembra che stiano creando un esercito. Se così fosse, il mondo finirebbe. E sarebbe anche colpa mia.
L'Eclissi doveva uccidermi perché somiglio a un'altra donna. Forse ha il doppio dei miei anni, capelli corti. Chi è? Non so, il mio Focus ha trovato la sua immagine nelle rovine di fine del creatore. Forse puoi trovarla lì. Hai trovato la sua immagine? Come? C'era una porta, e dietro a essa un antico dispositivo che conteneva l'immagine. Il Focus ha registrato la posizione. Sembrate identiche. È tua madre? Sono io che faccio le domande. È ora di giudicarti. Basta così. È ora di farla finita. Prendi pure la mia vita. Ma se hai un po' di pietà, libera la mia famiglia. Ti prego. Dove l'hanno portata? Il mio Focus ha registrato la posizione. Ci sono sempre delle guardie. Ma non saranno un problema per te. Ecco, qua praticamente si può scegliere, mi pare, il destino di Olin. Che io sappia, perché le varie scelte non le ho mai viste. Però se, cioè da quello che c'è scritto qua, è giunta la tua ora, lo ammazziamo. È complicato, non saprei, sembra una scelta, una via di mezzo. Io avevo fatto redimiti, praticamente gli avevo salvato la vita. Anche perché poi, se gli salviamo la vita, poi lui ci aiuterà, mi pare, a fine gioco. Quindi conviene salvargli la vita. Ci vorranno parecchie buone azioni per rimediare ai crimini che hai commesso. Mi risparmi la vita? Dopo quello che ho fatto? Sì. Forgiati una nuova vita, Olin. Una migliore di questa. Allora sarò in debito con te per il resto della vita. Raggiungi il luogo dove la tua famiglia è prigioniera e aspettami. Le prime vite che salverai saranno le loro. Ecco, sì, non ho meritato questa pietà, ma morirei pur di darle valore. Ti aspetterò là. Sì, perché alla fine comunque lui, cioè, è stato costretto, sì, in un certo senso, sì. Anzi, è stato costretto, punto, quindi... Ecco, fine del creatore sarà, non la faremo adesso, ma sarà una missione importante, che si inizieranno a scoprire un po' in retroscena alla fine di ciò che ha portato il mondo così com'è, praticamente. E adesso però... fine del creatore di livello 14. No, prima del fine del creatore facciamo il campo dei caduti, ovviamente, come missione principale. Ma facciamo le colpe dei padri adesso. Ci andiamo subito. Il falò più vicino è qua. Ok. Ma pensavo, insomma, nonostante appunto il livello... di missione principale basso, noi siamo più del doppio, mi sa, però comunque ho fatto un po' di fatica, quindi meglio non abbassare la guardia, meglio non parlare troppo presto effettivamente, perché comunque stiamo giocando a difficoltà abbastanza elevata. Allora, sì, poi non so appunto se veramente... penso di sì, secondo me lo si uccideva. E non so se si sbloccava questa missione anche. Cioè, perché, scusa, uccidevamo... Un odore marcio e dolciastro, appiccicoso come la resina. Sì, uccidevamo Olin, ma salvavamo la sua famiglia, ma... Poi la sua famiglia ce l'avrebbe avuta con noi, perché avremmo ucciso Olin, quindi... Non so quanto fosse stato utile ucciderlo, se non per egoismo, quindi ho rifatto praticamente la stessa scelta che ho fatto nella prima run. Mi sta succedendo qualcosa. Si stanno scannando. Ok. Parla con Oni, ecco, opzionale, perché se lo uccidevamo probabilmente non c'era. Forse. Fammi scendere. Ma dov'è? Ma scusa. Ecco qua.
Aloy, sei una donna di parole. Eh certo. Olin, i tuoi? Ho visto la minaccia di Elis. Hai una moglie e un bambino? Se li avessi tenuti al sicuro, è soltanto colpa mia. Ora ne hai l'occasione, Olin. Siamo qui apposta. È vero. Devo rimediare alle mie colpe. Sono prigionieri qui vicino? Sì, in un casolare dietro quelle rocce. Vieni con me. Eccolo, a ridosso dei grandi denti. Però col focus non se ne sono accorti che li ha traditi. Meglio non chiedersi dei vecchi proprietari. Troppo tardi. Aspetta. Ok, insomma, quattro frammenti. Ok. Ci siamo. Non posso sopportare di essere così vicino. Eppure... è quasi fatta. Di quanti uomini parliamo? Da quel che ho visto, un bel po'. Armati e corazzati. Oltre agli arcieri sulle cime. Ma non c'è traccia delle loro macchine demoniache. Tu li hai osservati a lungo. Come possiamo entrare? Credi che se avessimo avuto un piano, saremmo bloccati in questa situazione? Hai ragione. Attaccheremo da davanti, in stile Oseram. Oppure sui fianchi, o dal crinale. Magari tu puoi passare dai tetti. Non io, sono troppo pesante. Dovrei andare da sola? Beh, potresti farlo. Ma con l'eclissi c'è sempre una lama puntata alle spalle. Quindi ti coprirò io, se vorrai. Fammi andare da solo, eh? No, tu resti qui. Seguimi quando finirà la battaglia. Oh, ti seguirò. Anche nella prima è andato da solo. Lascialo qua, prima che poi ci rimanga secco sul serio. E perennemente, dopo ce l'abbiamo sulla coscienza. Lascialo lì, ci pensiamo noi. Ok, allora, sono un po', però è meglio che vado di qua, eh. Facciamoci le nostre frecce. Ok. Sì, ormai tanto vale usare quelle devastanti, mi sa. Ecco, qui c'è uno, però. Io vorrei saltare, ma questo... potrebbe vedermi, cioè, guarda proprio di qua, aspetta. Attenzione, no. Ok, si è girato. Ok. Qua è meglio. Azione curativa, benissimo. Ah, qui c'è cultista pesante. Non so cosa fosse. Madonna. Ero fuori dall'erba, non me ne ero accorto. Stavo guardando in giro. Forse conviene con... sì, sì, controlla, perché... chi sa mai. Questo viene qua, però... non so se... aspetta. Oderti oppure vieni fuori e combatti. No, non sale. Ok, non sale. Quello non riesco a prenderlo bene. Quello ha cambiato idea. Quello non lo posso uccidere, se no questo se ne accorge. Potrei provare col capo, dai. Anche se... ok, ha fatto in tempo ad ammazzarlo. Diamine. Ah, mi han visto però. Pensavo di no. Merda. Ancora, non mollare ora. Ah, però non sta replicando. E niente, si abbassa al momento giusto. Ok, oh. Oh, praticamente non mi ha visto nessuno, si può dire. La Nora è sopra di noi! Adesso sì,
E vabbè. A te ti uso come una mina, posso? Aspetta, vediamo se... non so se ho preso... no, non ho preso... L'ombra ti raggiungerà ovunque andrai! Sì... Dove c'è luce c'è ombra, lo so... Dov'è andata? Ok... Te non puoi morire esplodendo, no eh? Fai sto favore... Non posso ora! Guarda! Ecco... Quello che volevo... Oppla... Fammi raccattare... Ok... Dovrei viaggiare leggera. Ho preso tutto, sì. Facciamo qualche freccia. La famiglia di Olin deve essere qui dentro. Le porte sono barricate. Uno delle eclissi deve avere la chiave. Ma scusa, ho guardato tutti o forse no? Ah, quello in alto no. Aspetta. Ok. Anche questo. Ok. Andiamo, andiamo. Ecco qui. Abbiamo sentito il trambusto. Non sei una di loro. Chi sei? Non temere, sono venuta a prendervi. Non mi sono arresa, ma temevo di doverlo fare. È sicuro uscire adesso? L'eclissi non può più fermarvi. Allora è finita. Ho sognato di fuggire in mille modi diversi. Ma mettevo in pericolo mio figlio. Però sei viva, l'hai protetto. È quello che conta. Ora tuo marito vi sta aspettando. Olin! Già. Prova Olin. Beh, gli ho detto di seguirmi, quindi... Tacchino. Beh. A meno che non possiamo ucciderlo. No, non possiamo ucciderlo. È protetto dall'aura del villaggio. Okay. La battaglia è finita. Olin! Ce l'hai riportato. Grazie. Non devi ringraziarmi. Ho molto da confessare. Ho fatto un patto col demonio. E altri ci hanno rimesso. E credi che non lo sappia? Li ho sentiti parlare. Ho sempre avuto le mani sporche di fango. Ora anche di sangue. Prendi tuo figlio con quelle mani adesso. E torna insieme a noi alla conquista. Dovresti ascoltare tua moglie, Olin. Ma Elis e i demoni. Per l'onore io ti aiuterò, Aloy. Con quel poco di onore che è un imbroglione come me. Olin, non hai più debiti. Non mi devi nulla. Va con i tuoi. Mostragli chi sei ora. Addio, Aloy. Tua madre. Spero che la troverai prima di loro. Ma pure mi pare che forse più avanti comunque lui ci aiuterà, credo. Però... La battaglia è finita! Olin! Oh, non devi ringraziare. Ho molto da... E credi che... Ah, ok. Dovresti aspettare. Con quel po'... Olin! Va bene. Non pensavo di... Pensavo che si aggiungesse qualche altra riga di dialogo, invece. Ripetiamo. Va bene. Allora. Questo fatto... abbiamo 4 punti abilità, attenzione. Io volevo ricarica più veloce mentre usi concentrazione. Ah, c'è l'arco, ok. Ah, io pensavo la ricarica della concentrazione. È vero che abbiamo già potenziale. Ma io non ricarico praticamente mai, però... Cioè, ma...
Sì, vabbè, dai, prendiamola, prendiamola. Prendiamola, dai. Ok, poi vediamo cosa... su cosa concentrarci. Ah, avrò sicuramente... no, delle casse. Ok. Vediamo se ho qualche bobina. Praticità non mi interessa. Lacerazione non mi... cioè, non ne ho nulla, va bene. Posso fare qualcosa? No. Oddio, ferita per arco da caccia? Sì, volendo. Osso di coniglio. Per la... osso di pesce. Ok, sì, posso anche farla. Facciamola. Ok. Adesso ci vuole la pelle di volpe. Ok, per l'arco di precisione siamo al massimo. Più di così... perfetto. Quasi quasi, guarda, facciamo sacca delle trappole, potenziamola, va? E potenziamo anche, ok, l'abbiamo potenziata al massimo, anche se non le usiamo, ma almeno così le raccattiamo quelle che abbiamo, che troviamo in giro. Va bene, va bene, ok, direi che possiamo dedicarci alla prossima missione, cioè il campo dei caduti, direi. Sì, andiamo avanti un po' con la trama principale.